in cui si parla della formazione del terreno. E innanzitutto, la prima cosa che vi dice, che vi ho detto anch'io in classe, è che naturalmente il terreno è un sistema in continua evoluzione, quindi non è un qualcosa di statico. Certo, non è nemmeno un'evoluzione veloce, però non è nemmeno qualcosa di immutabile nel tempo, quindi muta nel tempo, può migliorare o purtroppo anche peggiorare. E molto spesso l'attività dell'uomo porta a un peggioramento del terreno, quindi attività errate. Tipo irrigare con acque troppo salate, troppo ricche di sodio, portano alla desertificazione. E quindi questa è una grossa problematica. Desertificazione vuol dire non poter più coltivare, quindi visto che il terreno come scopo principale, vedremo, è il substrato, la sua funzione, dove noi andiamo a coltivare, quindi è il mezzo in cui noi andiamo a distribuire, per esempio, l'acqua e i fertilizzanti, gran parte dei fertilizzanti, affinché poi siano utilizzati dalle piante. E di conseguenza, essendo il nostro substrato, anche se ormai ci sono coltivazioni fuori suolo, cosiddetto tipo idroponica, che quindi non hanno più bisogno del terreno, però ancora ad oggi la stragrande maggioranza delle nostre colture è coltivata sul terreno, come saprete benissimo. Quindi cominciamo a vedere alcune di queste caratteristiche del terreno che potete anche sentir chiamato o leggere sui libri che andate naturalmente a consultare come suolo. Quindi terreno e suolo sono praticamente sinonimi e vi dice, ad eccezione di alcune aree, come quelle dei climi molto freddi, delle calotte polari o di altissima montagna, dove qui il terreno praticamente è nullo, perché da una parte abbiamo il ghiaccio, quindi acqua sotto forma solida, che è comunque un substrato, dove quindi potete camminare, anche gli animali ci possono camminare. E anche le persone fanno le spedizioni, però non è terreno, quella è acqua sotto forma solida, tra l'altro indisponibile per le piante e di conseguenza non c'è vegetazione. Cioè, se andate su un iceberg non ci trovate la vegetazione, eppure un qualcosa di solido dove ci potete stare anche sopra. Oppure nell'alta montagna, vi diceva, dove qui non abbiamo il terreno, ma abbiamo la roccia affiorante. Anche qui quindi o il terreno è veramente uno strato limitatissimo, cioè pochissimi centimetri, un centimetro e mezzo, mezzo centimetro, in alcuni punti è addirittura nullo, perché la roccia affiora e questo rende molto difficile la coltivazione. Cioè, magari ci sono piante spontanee che vivono in questo brevissimo strato di terreno, ma sicuramente in alta montagna non ci ritrovate il vigneto, l'oliveto, il pescheto, il campo di grano. Va bene. Naturalmente il terreno, si diceva, è un ambiente molto complesso e molto spesso noi facciamo l'errore di considerare la fertilità di un terreno come fertilità prettamente chimica. Cioè noi diciamo nel gergo comune che un terreno è fertile se è ricco in elementi nutritivi, ma non è assolutamente così. L'essere ricco in elementi nutritivi è un aspetto della fertilità del terreno, ma non è la fertilità del terreno in sé. Perché se vedete sui libri, infatti, vi dite che nel terreno dobbiamo considerare tre aspetti e di conseguenza tre tipi di fertilità. Il primo è l'aspetto fisico, tanto poi li vedremo tutti nel dettaglio, poi abbiamo quello chimico e infine quello biologico. Quello fisico è praticamente come questo terreno è strutturato, quindi la composizione delle particelle del nostro terreno. Vedremo che non tutte le particelle sono uguali. La prima grande distinzione è quella tra scheletro e terra fine. Lo scheletro in pratica sono tutte le particelle molto grossolane, quindi quelle che hanno grandi dimensioni e spesso sono inerti, tipo la ghiaia, i sassi, i ciottoli, quindi tutto quello che è molto grosso, che ha anche questa una funzione del terreno, molto spesso, se non è in eccesso, ha una funzione drenante, quindi ci aiuta nello smaltimento delle acque. Poi la restante parte, quindi questa è quella grossolana, detta scheletro. L'altra, che è terra fine, è costituita dalla particella più grande a quella più piccola, ve la dico, da sabbia, che addirittura poi vedremo se si divide in sabbia fine e sabbia grossa. Poi il limo è la particella più piccolina, l'argilla. Naturalmente poi lo studieremo nel dettaglio, questa terra fine, quindi ora non mi ci soffermo più di tanto. Ma a seconda di come queste percentuali si combinano fra loro, abbiamo terreni con
completamente diversi e che quindi ospiteranno colture completamente diverse. Pensate, terreno 100% sabbia è appunto quella che trovate nella spiaggia, che quindi quella è tutta sabbia. Naturalmente il ristagno idrico lì è nulla, perché visto quando arrivano le onde, immediatamente l'acqua sparisce sulla sabbia, non è che arrivano chissà dove come distanza. Se fosse argilla arriverebbe altri 4 km nell'entroterra, invece lì spariscono immediatamente, appena arrivano sulla battigia, l'acqua sparisce perché ha una fortissima azione drenante, però questa forte azione drenante ha come contraltare il fatto che non riesce a immagazzinare acqua. Poi lì va bene, vicino al mare c'è una fortissima presenza di ione sodio e infatti vedete non ci cresce assolutamente nulla, però anche nei nostri terreni, se il nostro è tendenzialmente sabbioso, poi 100% sabbia non si troverà, così come non troveremo mai 100% argilla o 100% limo, sarà sempre più o meno una commistione delle tre particelle. Ma i terreni tendenzialmente sabbiosi hanno queste problematiche, cioè di non poter accumulare acqua, di non poter accumulare nutrienti e quindi comunque la coltivazione per noi diventa piuttosto difficoltosa. L'argilla invece è l'opposto esatto. L'argilla sono le particelle più piccole che però hanno una struttura propria, quindi interagiscono fra di loro. Quindi sono i cosiddetti terreni pesanti, difficili da lavorare, in cui lo stato di tempera, che vedremo è lo stato in cui noi dobbiamo andare a lavorare il terreno, è uno stato molto limitato nel tempo. Naturalmente abbiamo tutta una serie di difficoltà quindi a lavorarlo, grossi sforzi di trazione. Se andate sulla spiaggia, la sabbia la spostate bene. Un terreno argilloso, cioè vi fate male alle mani, ma non lo spostate. E di conseguenza, questo è in grado di accumulare tantissima acqua, di accumulare anche nutrienti, però soffre tantissimo perché non riesce a smaltire l'acqua, quindi subisce le piante che ci sono sistematicamente, soprattutto poi dipende dal clima, quello che è un ristagno idrico, quindi l'asfissia radicale. E naturalmente anche gli elementi che ci sono all'interno, se andiamo in questa asfissia, cioè mancanza di ossigeno, di aria per le radici, anche tutto il terreno va in una condizione di carenza d'ossigeno. E di conseguenza tutto abbiamo una retrogradazione, che poi la vedremo nei cicli biogeochimici degli elementi, una retrogradazione di questi elementi e quindi alla fine vanno persi. Quindi capite bene, vabbè anche il limo ha le sue problematiche, non stiamo a dire tutte, poi tanto le affronteremo, io ho fatto proprio gli estremi, e di conseguenza noi vedremo che il miglior terreno da coltivare è quello che ha caratteristiche intermedie. Infatti noi definiamo il terreno di medio impasto, cioè che ha un contributo di tutte le particelle, quindi c'è sia scheletro, che però non fa parte della terrafine, non ce lo caratterizza, però poi avrà un po' d'argilla, poi sabbia e limo. Vedremo che per caratterizzare un terreno servono percentuali diverse, quindi la sabbia per caratterizzare deve essere in presenza in grandi percentuali, l'argilla per caratterizzare un terreno deve essere anche a bassissima percentuale, già lo caratterizza in maniera importante. E quindi questo è l'aspetto fisico. Studiare queste particelle, vedremo che poi definiremo la tessitura, quindi la frazione di queste particelle in maniera percentuale, e vedremo anche il triangolo della tessitura con cui riusciamo a capire, mettendo i dati, a che tipo di terreno siamo di fronte. Dopodiché vedremo la struttura, importantissima per sapere cosa possiamo coltivare e come lo possiamo coltivare. Quindi l'aspetto fisico è fondamentale. Vedremo che alcuni elementi, tipo sempre il famoso ione sodio, vanno a distruggerci la struttura del terreno e quindi qui ci aggravano quella che è la fertilità dal punto di vista fisico. Se vi è meno la fertilità fisica, se vi è meno l'aspetto fisico ideale del terreno, diventa per noi impossibile coltivare. Quindi vedete che la fertilità non può essere vista solo come elementi nutritivi, che invece è il secondo punto, l'aspetto chimico. L'aspetto chimico vuol dire che noi abbiamo una serie di nutrienti nel terreno e questi li capiamo con delle analisi del terreno, semplicemente. Come noi ci facciamo l'analisi del sangue e abbiamo tutta una serie di valori, anche nel terreno abbiamo tutta una serie di valori. C'è un'analisi standard, se poi vogliamo coltivare o abbiamo particolari problematiche, andiamo a fare un'analisi più approfondita di questi, naturalmente, elementi nutritivi. Poi altri valori importantissimi saranno quelli del pH, la conduzione elettrica e così via. Tutto un qualcosa di chimico in cui vedremo, sono tutte analisi chimiche che andiamo a fare per capire questi parametri, se un certo terreno è idoneo alla coltivazione e eventualmente a quale coltivazione, perché non tutte le coltivazioni hanno le stesse esigenze.
Il pH, non pensate di coltivare a pH 1, 2 o a pH 13 o 14, ma il range di coltivazione è molto limitato, cioè si va dai 6 agli 8,5 e non tutte le piante, cioè le piante stanno bene a 6, non sono quelle che stanno bene a 8,5, quindi anche lì bisogna andare a vedere, quando dicevo, cosa coltivare. E naturalmente se avete già un pH 3, 4 o fate le grandissime correzioni che poi vedremo come si fanno, ma non sono semplicissime. Oppure diventa davvero impossibile coltivare, così come se avete un pH 12-13, uguale, siamo impossibilitati a coltivare. Quindi il range vitale delle piante è molto ristretto, cioè della scala 14 sono da 6 a 8,5, quindi 2,5 punti, quindi sono veramente pochi. E poi fondamentale, l'ultimo aspetto, che è quello biologico, che è influenzato dai precedenti due parametri e anche a sua volta lo influenza gli altri due, è che nel terreno c'è anche una fertilità di tipo chimico, e una fertilità di tipo chimico, si è appena detto, ci fa sì che questi elementi subiscano dei processi, questi che sono i cicli biogeochimici. Ma chi è che fa questi processi, questi cicli biogeochimici? I cicli biogeochimici vengono effettuati da questi microrganismi. Ecco l'aspetto biologico. Quindi sono una serie di microrganismi che fanno sì che avvengano queste trasformazioni degli elementi nutritivi, perché noi possiamo apportare sostanza organica al terreno, ma questa sostanza organica, sapete, perché ve l'ho già detto, non è prontamente assimilabile dalle piante, perché è una macromolecola e non sono in grado di assimilarla. Per poter essere assimilate queste sostanze, devono essere mineralizzate, quindi devono subire un processo tale, che si chiama processo di mineralizzazione, che fa sì che queste sostanze diventano disponibili per le piante. Queste sono fatte da microrganismi, quindi se noi non abbiamo microrganismi, posso mettere tutta la sostanza organica che voglio nel terreno, vabbè che con la sostanza organica spesso si apporta anche questi microrganismi, ma diciamo se i microrganismi hanno un ambiente in cui vivere, quindi vanno incontro a morte, naturalmente non avremo la disponibilità degli elementi nutritivi e quindi è come non dare niente, le piante non crescono. Quindi questi tre aspetti che si influenzano reciprocamente sono tutti e tre fondamentali e importanti. Mi dice poi che il terreno è considerato come un sistema aperto dove avvengono continui scambi di sostanze liquide, l'acqua, la più famosa, naturalmente ci sono degli apporti, le precipitazioni, quindi apporti naturali, ci possono essere degli apporti artificiali, le irrigazioni che noi andiamo a compiere, ci sono gli asporti, perdite per percolazione, per scorrimento superficiale, oppure semplicemente per assimilazione da parte delle piante. Quindi è un ingresso e un'uscita continua, è un sistema in continua evoluzione. Io vado a valutare l'acqua che è presente oggi in un terreno, vado domani, non è la stessa, e così via. Quindi cambia da giorno a giorno, cambia da mese a mese, da stagione a stagione ancora di più. Oltre alle sostanze liquide, quindi l'acqua, abbiamo anche uno scambio di sostanze gassose, quindi ossigeno e anidride carbonica, vedete, naturalmente questo è con l'atmosfera. Naturalmente la composizione dell'aria nel terreno non è uguale a quella dell'aria atmosferica, ma è piuttosto diversa, in quanto il ricambio d'aria è minore, perché se esiste il ricambio dell'aria a livello, per esempio, della filosfera, avviene attraverso il vento. Sottoterra, come capite bene, non tira vento, quindi il ricambio è molto minore, quindi nel terreno si ritrova sempre una percentuale più elevata di CO2 è un pochino più bassa di ossigeno rispetto a quella atmosferica, perché il ricambio è minore e comunque tutti i processi avvengono di respirazione. Tutti questi microrganismi, si diceva prima, compiono anche respirazione, non si muovono ossigeno, rilasciano CO2 e di conseguenza se c'è meno ricambio questa si accumula, però non è questo il problema che ci porta all'asfissia delle radici. Poi abbiamo composti chimici, come si diceva prima, che vanno a comporre in gran parte la fertilità chimica. Quindi ioni che possono essere cationi o anioni. I cationi sono gli ioni positivi, gli anioni sono gli ioni negativi e vedremo che seguono un pochino un destino diverso nel terreno, poi vedremo, ma sono entrambi importanti. Poi naturalmente c'è un'interazione terreno con le radici delle piante. Le radici delle piante, se viste, assimilano l'acqua, assimilano le sostanze nutritive, quindi anche qui c'è un continuo movimentazione di queste sostanze nutritive, perché i microrganismi che rendono disponibili le radici, diciamo, asportano e quindi è tutto anche qui un bilancio di entrate e uscite, e comunque le radici anche rilasciano sostanze di rifiuto.
in alcuni casi possano rilasciare anche sostanze tossiche per evitare la competizione e quindi evitare che crescano. Per esempio, se vedete, in alcuni casi, non so se ci avete mai fatto caso, per esempio un pesco, quando il pesco arriva a morire, arriva a fine ciclo vitale, rilascia delle sostanze tossiche e tutto quello che gli è intorno muore, ma anche piante arboree muoiono, pensate, muore solo l'erba. Questo perché? Perché lascerebbe posto, diciamo, alle sue future generazioni che ha rilasciato lì col seme. Quindi per dirvi che le radici sono in grado di rilasciare sostanze nel terreno di rifiuto, tossiche o così via. E poi naturalmente abbiamo tutti questi organismi che vanno nel terreno, importantissimi, funghi e batteri, ma ci ritroviamo anche virus, per esempio, anche se il virus, poi vedremo a biotecnologie il prossimo anno, naturalmente vive molto poco nell'ambiente. Purtroppo ci stiamo facendo una cultura su questi virus in questo periodo, quindi è pochissimo vitale nell'ambiente esterno perché non è un organismo vero e proprio, ma vedremo, è un'entità. Comunque si possono anche trovare, però maggiormente trovate questi funghi, batteri, poi vedremo se possono essere delle alghe, in particolari terreni, in particolari climi e così via. Comunque sono tutta una serie di microrganismi che trasformano questa sostanza organica e naturalmente la trasformano in minerale così che sia assimilabile dalle piante. Poi qui vi ridice di questo ambiente dinamico del terreno, quindi continua azione e reazioni fisico-meccaniche, spostamenti di particelle di terra, opera della microfauna, lombriche e insetti che quindi si spostano. Poi lo spostamento delle particelle interveniamo anche noi in maniera massiccia, pensate all'elaborazione del terreno. Poi movimenti dovuti al rigonfiamento e alla contrazione dei minerali argillosi, non so se vi è mai capitato di andare, ma se andate in un terreno argilloso, vedete che durante l'estate si formano grandissime crepe, perché questo perde moltissima acqua, quindi si ritira e rimangono spazi vuoti. Quando poi ripiove questo va a ricompattarsi. Quindi anche questo è un movimento di particelle. Poi abbiamo importanti cicli di trasformazione, soprattutto a carico delle sostanze organiche, che vengono lentamente e continuamente trasformate nei sali minerali, necessari alla nutrizione delle piante, anche questo l'avevo già detto. Il processo che porta alla formazione di un terreno, e questo è importantissimo, perché il terreno non è che nasce così, si è detto che ha tutto un processo di evoluzione. Il processo di evoluzione che lo porta a essere un terreno, poi un terreno coltivato, si chiama processo pedogenetico. Quindi la pedogenesi è questo processo che porta alla formazione del terreno. Ma questo processo pedogenetico non è che avviene in 3-4 anni, vi dice, ha una durata talmente lunga che il terreno quindi viene considerato risorsa non rinnovabile. Quindi nel nostro arco temporale non è rinnovabile un terreno. Quindi capite bene quanto sia importante mantenere il terreno, perché se io lo distruggo non è una risorsa che io posso ricreare o che si ricrea in un arco temporale. Un po' come il petrolio. Viene considerato risorsa non rinnovabile perché non si riformerà più nella storia, no, si riformerà, ma a tempi talmente lunghi che non è nel nostro arco temporale, quindi lo consideriamo non rinnovabile. A differenza invece della luce solare, quindi pensate a impianti fotovoltaici o così via, che tutti i giorni il sole, speriamo, sorga e tramonti, quindi con un ciclo normale di durata variabile a seconda della stagione, ma comunque giornalmente è rinnovabile, come il vento. Cioè, se vuole un intimo, se è visto, particolare, possono essere stagionali oppure giornalieri, cambia direzione, ma il vento c'è sempre più o meno. E quindi abbiamo una produzione continua nel nostro arco temporale. Invece qui, come il petrolio, il terreno è fuori dal nostro arco temporale. Quindi state sempre molto attenti a come gestite un terreno, perché ricordate che è una risorsa non rinnovabile. Infatti, vi dice, il tempo medio per la pedogenesi di un terreno profondo 25 centimetri è di... Poi 25 centimetri non sono nemmeno tanti, eh. Pensate, quando andiamo a fare uno scarso, poi lo vedremo, che è un vigneto, visto che fate viticoltura, in quinta, cioè noi vogliamo avere uno strato attivo, c'è cioè uno scasso di circa 1 metro, quindi per un vigneto 25 centimetri di terreno non bastano, forse, ma bastano a malapena per un campo di frumenti, forse. Comunque, per ottenere questi 25 centimetri di terreno servono 500 anni, per darvi un'idea. Quindi se ora in un terreno ci abbiamo 25 centimetri, questo processo di formazione è iniziato nel 1500, quindi capite bene che non è assolutamente rinnovabile. Invece per arrivare a un terreno profondo 1 metro, che è quello che ci serve per le colture arboree, addirittura avete visto, servono più di 20.000 anni. Capite bene che per quanto si possa allungare l'aspettativa di vita, non penso che nessuno di noi arrivi mai ad avere 20.000 anni, ma nemmeno 500 anni. Ci siamo, qualcuno centenario ci arriva, ma oltre 100 anni già siamo troppo avanti. Per
Per questo, come vi dicevo, è importantissimo mettere in opera tutta una serie di azioni di difesa dalla degradazione fisica, e questa degradazione fisica, che è un argomento sempre più ricorrente, prende il nome di dissesto idrogeologico. Quindi il dissesto idrogeologico è la cosa più grave che ci possa capitare, perché noi perdiamo completamente tutto il terreno. Vedremo poi smottamenti, frane, tutto quello che ci porta via il terreno, soprattutto gli strati superficiali, che sono quelli fertili, vuol dire perdere un terreno in maniera irreparabile. È importantissimo anche non solo evitare il dissesto idrogeologico, perché se perdi il terreno ha perso tutto, ma anche se il terreno si rimane lì, mantenere sia la fertilità chimica e biologica, perché altrimenti diventa impossibile la coltivazione. In parte le abbiamo già viste, quindi si scorre piuttosto velocemente. Vedete, il terreno svolge importanti funzioni per le piante, che sarà quello dove noi ci focalizzeremo maggiormente, ma anche in campo edilizio e da un punto di vista ecologico. Quindi guardiamo tutti gli aspetti. Cominciamo dal terreno e le piante. Come si diceva, il terreno è il substrato naturale su cui crescono le piante. La stragrande maggioranza delle nostre colture crescono su un terreno, quindi fa da substrato, che queste piante possono essere spontanee o coltivate. Non è mica che tutto quello che vedete piante è coltivato, ci sono anche piante spontanee. Se andate in un prato, lungo un argine, molto spesso sono vegetazione spontanea, con gli arbusti e così via. Le funzioni fondamentali del terreno per le piante sono la funzione meccanica, cioè il terreno funge da ancoraggio per le radici e da sostegno per le piante stesse. Quindi, grazie alle radici e alla resistenza che oppone il terreno, queste si ancorano e rimangono erette. Naturalmente, poi nell'evoluzione, noi abbiamo voluto ridurre gli apparati radicali. Con quelle sono i portinnesti cosiddetti inanizzanti. Quindi un portinnesto inanizzante vuol dire avere un apparato radicale meno vigoroso, meno espanso, che però non riesce più a sostenere la pianta. Infatti, quando siamo in presenza di questi apparati radicali poco vigorosi, abbiamo bisogno dei sostegni per la coltivazione, quindi pali e fili di ferro. Quindi se voi guardate, siete mandati in Trentino, se vedete i vecchi impianti, sono piante molto grandi, ma che non hanno nessun sostegno, perché l'apparato radicale, che è infilato nel terreno, riesce a sorreggere benissimo la pianta e le sue produzioni. Con le nuove forme di allevamento, con i nuovi impianti, che invece di mettere 400-500 piante ettaro, ce ne mettono 2.000-3.000, per darvi un'idea, anche 4.000 qualcuno, quindi 10 volte tanto le piante, naturalmente devono essere piante più piccole, se non c'entrerebbero, e hanno quindi questi apparati radicali poco vigorosi per far sviluppare poco le piante. Però questo apparato radicale non è più sufficiente a sorreggere la pianta, infatti lo vedete, tutti i meleti sono fatti di vigneti, con i pali e fili di ferro, perché in qualche maniera vanno sostenuti. Quindi diciamo, noi con la selezione, perché abbiamo gradito alcune caratteristiche di questi portinnesti inanizzanti, abbiamo perso però questa funzione di sostegno e quindi sopperiamo con qualcos'altro. Poi un'altra funzione importantissima è la funzione trofica, perché è la principale fonte di acqua e di sostanze nutritive necessarie alle piante, quindi fa da veicolo il terreno per l'acqua e nutrienti delle piante. Quindi queste radici sono lì infilate, vedremo c'è una parte dell'apparato radicale che assimila queste sostanze attraverso i peli radicali, quindi prende l'acqua e le sostanze nutritive da quella che viene definita soluzione circolante, quindi acqua e sali minerali. Però non è importante solo per l'agricoltura il terreno. Infatti, il secondo punto, vedete, è il terreno e le costruzioni, perché quello è più importante però per i geometri. Però in campo edilizio è la base su cui vengono costruite le fondamenta degli edifici e il supporto per la costruzione delle infrastrutture per il trasporto terrestre, come strade e ferrovie. Inoltre, il terreno è un deposito naturale di materie prime utilizzate nei campi di edilizia industriale come argille, ghiaia, sabbia, torba e altri minerali. Quindi, se voi fate una scuola, una casa, una strada, una ferrovia, lo si appoggiano tutte sul terreno. E infatti, questa è un pochino la grande discussione, cioè la grande cementificazione. L'espansione delle città, l'espansione dell'area industriale, delle strade, tolgono terreno all'agricoltura, perché se ci fa una strada è sull'asfalto, non coltivi, se ci fa una casa non coltivi più, e quindi si sottrae sempre di più terreno all'agricoltura. Siamo in competizione, c'è poco da fare. Serve tutto, servirebbe nel giusto equilibrio, perché poi vedete, tutti i giorni la popolazione mondiale deve essere sfamata, e deve essere sfamata attraverso
l'agricoltura. L'agricoltura in senso lato, quindi coltivazione, allevamento, industrie trasformiere. Anche l'agricoltura ha bisogno di spazi, cioè per fare l'industria trasformiere, gli oleifici, le cantine, i caseifici, cioè sono tutte strutture che poggiano sul terreno e quindi servirebbe sempre il giusto equilibrio, ma servono anche altre cose, servono anche le strade, le ferrovie, per amor di Dio, le case, le scuole, gli ospedali, quindi serve tutto, ma con il giusto equilibrio, perché la forte cementificazione può far sì che tra l'altro queste zone non assimilino acqua, l'assorbano in maniera molto lenta, quindi una strada asfaltata, anche se un pochino l'assorbe l'acqua o il cemento, che non sono sostanze impermeabili, ma certo non come un terreno, infatti vedete dove c'è il cemento o l'asfalto, l'acqua scorre molto velocemente e poi mandano in crisi quelli che sono i corsi d'acqua, il risultato è un po' quello. Quindi dobbiamo fare le cose sempre con criterio, cercando di rispettare il più possibile la natura, perché tanto più interferiamo, tanto più creiamo un sistema difficile da gestire, questo è poco ma sicuro. Poi la natura, tra virgolette, mi viene detta qualche volta, si ribella e poi succedono dei disastri immani. Poi abbiamo il terreno e l'ambiente e vi dice che il terreno svolge una funzione importantissima, che è una funzione di tipo ecologico, perché trasforma questa sostanza organica che ha all'interno in sostanza minerale. Ma non pensate che la sostanza organica devo andare a mettercela io, cioè a mettere il letame. Ma pensate anche ora, siamo in autunno, le semplici foglie che cadono a terra. Una semplice foglia che cade a terra è sostanza organica che cade a terra e non sarebbe utilizzabile alle piante. Ma caduta a terra, rimane lì per sempre. Se è di plastica, sì, ma se è naturale, no. Va incontro a un processo di degradazione, data da quei microrganismi, si è visto prima, funghi, batteri e così via, che trasforma questa sostanza organica in sostanza minerale ed è riutilizzabile. Quindi c'è un ciclo interno naturale. Infatti, nei boschi, vedete, mica nessuno va a fare la fertilizzazione, eppure le piante crescono e crescono anche in maniera rigogliosa, perché lì c'è un ciclo naturale continuo che nessuno va a interferire. Naturalmente, vedete, questa importantissima funzione ecologica è fatta tramite questi organismi edafici. Gli organismi edafici sono tutti quegli organismi che vivono il terreno. Ricordatelo, perché questo termine poi lo ritroveremo molto spesso. E dice, inoltre, il terreno rappresenta il più importante mezzo per riciclare una grande quantità di scarti di origine naturale e di rifiuti provenienti da attività umane. È molto importante questa funzione che consente il mantenimento della fertilità del suolo, venga mantenuta in costante equilibrio. Prof, mi Il era cascata la terreno, chiamata. Non vabbè, non ti preoccupare. se ne entra. Il terreno, inoltre, ha un ruolo ecologico essenziale come habitat di molte specie. In esso vivono infatti moltissimi microrganismi, in particolare batteri e funghi, ma anche protozoi, alghe, virus, nonché animali di piccole e medie dimensioni. Quindi tutti gli insetti, sono tanti insetti che vanno nel terreno. Larve di insetti sono sempre insetti. Infine, il terreno, dice, è un costituente fondamentale del paesaggio e quindi il nostro stesso patrimonio culturale. Quindi si dice che è molto più, qui non c'è una vera e propria funzione produttiva, ma è molto più appagante vedere un terreno coltivato, che può essere anche un panorama fortemente antropizzato. Se voi andate in qualche zona di Chianti, in Montalcino, così via, vedete distese di vigneti e oliveti, però vi aspettate di vedere quello, e quindi è appagante, no? Dice, vado a fare il weekend in agriturismo, vi aspettate di vedere quello. Quindi è fortemente antropizzato, perché di naturale un vigneto oliveto non ci sarebbero, però è un qualcosa che generalmente gli studi hanno fatto, trasmette tranquillità, molto più che metti a osservare una strada o una ferrovia, cioè se metti a guardare un'autostrada non vi trasmette tranquillità. Quindi generalmente il terreno con le sue colture, che possono essere spontanee, pensate anche a boschi, anche se boschi spontanei in Italia ce ne sono veramente pochissimi, sono quasi tutti coltivati, o colture agrarie, oppure spontanee, e comunque una vegetazione si sviluppa, è un qualcosa che appaga e rilassa. Una passeggiata nel bosco è un qualcosa di rilassante. Andate a fare le passeggiate in autostrada, penso, anche perché è vietato dalla legge, quindi non ne fate sicuramente questo tipo di passeggiate. E quindi ha anche una funzione, si dice, ricreativa. Poi la vedremo bene. Naturalmente questa non è una funzione vera e propria produttiva, perché di là, se ci costruisco qualcosa, un qualcosa, se ci fa un'industria, che ne so, che fa bulloni, poi produco bulloni. Se ci coltivo un vigneto, prendo l'uva, l'olivo, le olive, il grano e così via. Quindi c'è una produzione diretta. Qui invece è più un appagamento personale, ma è importante anche quello, è un settore importantissimo, come tutti. Il settore dei servizi, che quindi non ci produca un bene materiale, ma un qualcosa di immateriale, che è lo stesso molto importante. Allora, poi la prossima volta, che è giovedì,